Buongiorno Calabrese, buongiorno maestrino. Lei legge i quotidiani, maestro? Certamente. E ha letto Repubblica di martedì. Essendo egli napoletano, magari riuscirà a darmi una mano. Prego, maestrino. Pianoforte e notte. Un pianoforte e notte suona lontanamente e a musica se sente per l'aria sospira. Procedi tu, Robertino. È luna. Dormo vico in coppa nonna nonna e un motivo antico e tanto tempo fa. E va avanti questa meravigliosa poesia, Salvatore di Giacomo. E si avverte davvero il suono di questo pianoforte che si diffonde per i vicoli di Napoli in un'atmosfera di attesa, di sospensione. Allora, sta per entrare nel nostro studio una signora del nostro teatro, Anna Proclesi. Vi faccio vedere delle immagini che ci arrivano dal 1900. Pianoforte, come dice la parola stessa, piano e forte, è una parola di origine italiana e viene appunto dalla capacità di questo strumento di suonare con volumi diversi a seconda del tocco di chi lo suona. E i suoi antenati, gli antenati del pianoforte, erano il clavicordo e il clavicembalo. Il primo pianoforte fu costruito da Bartolomeo Cristofori alla corte fiorentina di Ferdinando de' Medici intorno al 700. Per la verità il suo nome iniziale era forte piano e con questo nome si diffuse soprattutto nell'Europa del Nord. E da quel primo forte piano, nel frattempo diventato appunto pianoforte, si sprigionavano sonate, scherzi, marzurche, divertimenti notturni, valzer per la gioia di tutti i musicisti e gli appassionati di musica. Esatto, e si racconta che una copia del forte piano realizzata in Germania venne visionata addirittura da Bach. E se pensate, come pensavo io, che Mozart da piccolo suonasse il piano a 4 anni, non è vero, perché in realtà il forte piano è un'invenzione successiva e lo stesso Mozart, quando la vide per la prima volta, rimase estasiato dalle capacità di questo strumento. E pensate che l'imperatore Federico II di Prussia ne comprò addirittura 7 per dislocarli nei suoi palazzi e per venderli a 700 talleri. Il pianoforte e la musica, ma il pianoforte e la letteratura, il pianoforte e la poesia, il pianoforte e il teatro, il pianoforte e il cinema. Quando posai le dita sulla tastiera tremavano, dunque questa volta avrei dovuto pagare un prezzo per la mia vita suonando il pianoforte. Non mi esercitavo più da 2 anni e mezzo, avevo le dita irrigidite e coperte da uno spesso strato di sporcizia. Eseguii il notturno in do diesis minore di Chopin. Quando ebbi finito, il silenzio parve ancora più cupo e più sovrannaturale di prima. Questa è una bellissima testimonianza del protagonista, del pianista, romanzo bellissimo. Polanski ci ha regalato un film indimenticabile dove si racconta la storia di un ebreo polacco, pianista di Radio Varsavia, sfuggito all'olocausto nella Varsavia distrutta dai bombardamenti. Perché? Perché riesce a salvare la sua vita? Perché c'è un ufficiale nazista innamorato della musica e per cui lui regala la musica a questo ufficiale, l'ufficiale regala a lui la vita. Infatti, vabbè, qua abbiamo parlato del pianista Adrien Brody, una bellissima interpretazione, ma sono tantissimi i film che al cinema hanno preso ispirazione da questo strumento, come ad esempio La pianista o Lezioni di piano. E un altro, aspetta che mi sfuggiva, La leggenda del pianista sull'oceano, tratto da 900 di Baricco, bellissimo libro e bellissimo film. E come ecco qui la locandina, allora Robertino, non sparate sul pianista. Il film di Truffaut, che trasforma in un disperato pianista di locali malfamati il cantante Charles Aznavour. Sì. Oppure 32 piccoli film ispirato alla vita del mitico Glenn Gould, che per inseguire la perfezione del suono si isola dal mondo. Quante cose potremmo dire ancora del pianoforte e il cinema, ma noi siamo in televisione, torniamo alla televisione, andiamo al 1987, Simonetti parla con il...